Sono qui con l'assessore Stefano Cioffo, assessore al turismo, attività produttive e commercio della Regione Toscana. Il prossimo anno Vetrina Toscana festeggia 20 anni di storia e Toscana Tavola, che è il nostro programma televisivo, porta avanti questa filosofia da molto tempo grazie a Vieri Bufalari. Lo vogliamo ricordare? Lo ricordo e lo ricordo con grande piacere, con una vena di malinconia che credo tutti quelli che lo hanno conosciuto conservino nel cuore. Vieri era una persona appassionata che andava oltre il compito da svolgere, oltre il ruolo che il lavoro gli assegnava, faceva le cose per passione, e quando il nostro lavoro si somma alla passione nel farlo, gli effetti si vedono e sono contagiosi. Tutto questo ha portato a consolidare un progetto, a consolidare un'attività e a far sì che tanti comportamenti virtuosi nella nostra regione, fra produttori e ristoratori, diventassero un brand, diventassero un'eccellenza. Sono grato a questo lavoro di Vieri, ma a tutti quelli che con continuità lo hanno seguito e oggi testimoniano ancora la validità di quel progetto. Grazie all'assessore, non ci resta che dare il via alla puntata di oggi, che tra l'altro parlerà di Prato. Benvenuti a Toscana Tavola, siamo a Prato e la pioggia non ci ferma, tutt'altro. Certo. Ho qui Veronica Bartoletti, che tra l'altro fa parte di Artemia, e ci racconta qualche cosa di veramente di interessante, che siamo nella piazza, se vogliamo, del Mercatale, che ha una caratteristica unica in Italia. Quale? Sì, è la piazza più grande di Prato, ma una delle più grandi all'interno delle città murate di tutta Italia, quindi un primato, diciamo, molto interessante. Piazza Mercatale, sinonimo di settembre per i pratesi, perché? Perché da sempre la fiera di settembre, a Prato l'8 settembre, che è festa della Madonna della Fiera per l'appunto, si svolgeva qui, e quindi tutti i commerci, traffici, scambi, giochi, divertimenti che venivano fatti in occasione appunto della Natività di Maria si sono svolti in questa piazza fino agli anni 60 del secolo scorso. E adesso vorrei che la regia si soffermasse sull'edificio che è alle nostre spalle, perché c'è una storia estremamente interessante. Quale? Allora, l'edificio che è alle nostre spalle chiude la piazza in modo diciamo scenografico, ed è curioso perché è il primo caso di edilizia popolare non nobiliare, appunto, voluto per volontà del Granduca de' Medici intorno al 1680, quindi un palazzo intero ma venduto a privati cittadini non nobili. Tra l'altro, nel mese di settembre anticamente si svolgeva anche un singolar tenzone. Di che cosa si tratta? Sì, si svolgeva e si svolge ancora da alcuni anni, si è ripristinato l'uso del gioco della palla grossa, ovvero una specie di calcio storico in costume, ma ovviamente con regole diverse, dove ci sono quattro quartieri cittadini, rosso, giallo, verde e azzurro, che si fronteggiano per vincere un premio. Benissimo, grazie Veronica, ci hai erudito anche sulla piazza del Mercatale di Prato. Adesso invece ci trasferiamo nell'acquisto dei prodotti. Prato, sinonimo di mortadella di Prato. Allora, una mortadella che devo dire ha una caratteristica cromatica unica nel mondo. È più rossa di tutte quelle altre mortadelle che possono esistere. Perché? Perché c'è un liquore all'interno ed è l'Alchermes. Qui con me ho i fratelli Orlando e Elena, che è figlia di Orlando, che ci racconteranno la loro storia. Intanto, quali sono le parti di maiale che vengono utilizzate, Carlo? Allora, è importantissimo, carne di suino nazionale. Usiamo la polpa di spalla, ritagli del prosciutto e il grasso della guancia, che è importantissimo. Ecco, inizialmente a fine 800, Elena, non erano certo queste le parti nobili che venivano utilizzate, ma bensì gli scarti del maiale, cioè quelli che la popolazione, diciamo, non usufruiva a livello alimentare, venivano rielaborati insieme e aggiunti degli ingredienti
per far sì che il prodotto venisse consumato comunque. E quindi si sta parlando di spezie, facciamo qualche nome delle spezie che sono all'interno della mortadella di Prato. Allora, benissimo, oltre a elencare il sale e il pepe, sia bianco che nero, che è fondamentale, c'è aglio, mascis, chiodi di garofano, coriandolo, cannella e noce moscata. Allora, carissimo Orlando, ci racconti un po' come nasce la mortadella, un po' il procedimento velocemente, in pochi secondi. Allora, si inizia con la selezione naturale delle carni pregiate, più dopo si tiene a riposo nel frigorifero, il giorno dopo si macina e si droga, si passa alle macchine e si insacca. Ecco, si droga con le spezie di cui Elena ha parlato. Poi che cosa succede? Poi si insacca, si lega, si mette in forno, che è il forno a vapore, che è molto importante per la mortadella. Prima veniva cotta nell'acqua, ma adesso è più buona anche perché si cuoce nel forno a vapore. Bene, il risultato finale è questo. È questo, benissimo. È molto gradita. Ecco, è molto gradita. Tra l'altro so che anche i grandi chef, non solamente i toscani, ma di tutto il mondo, fanno richiesta di questa mortadella. Esatto, è un prodotto che sta riscuotendo grandissimo successo perché ha la particolarità di essere consumata sia come un antipasto sia in cottura. Quindi gli chef si possono sbizzarrire benissimo nel trovare un giusto connubio sul piatto che vogliono realizzare. E questa mortadella di Prato, che è IGP, io adesso me la metto proprio su una bella fettina, dico bene? Ecco, grazie. Con la bozza pratese. La bozza pratese, pane tipico dei pratesi. Pane tipico. E con questo io vi dico grazie, ci vediamo fra qualche istante. Anzi, mi do un bel buon appetito. Grazie. Caro Mirko, ti ho portato in un negozio atipico, già la parola stessa, perché siamo all'interno, proprio qui del centro di Prato, di un negozio che tra l'altro propone il meglio del territorio pratese. Qui con me, tra l'altro, a proposito del meglio del territorio pratese, c'ho Siro Petracchi, che è un coltivatore dei fichi di Carmignano, tra l'altro ex presidente, è bene precisarlo, del consorzio. Allora parliamo un po' del fico di Carmignano, perché tu lo utilizzerai nella veste per un dessert. Faremo praticamente un tortino di ricotta con la confettura di fichi di Carmignano e una salsa senape. Ecco, parliamo un po' di questo mitico fico di Carmignano che si perde nella notte dei tempi. Sì, è vero Claudio, è un prodotto che è legato indissolubilmente col territorio di Carmignano e noi continuiamo a portare avanti questa tradizione. Ricordiamo le tipologie del fico che viene utilizzato per essere fico di Carmignano. Allora, per il fico secco di Carmignano si utilizza chiaramente solo la varietà adottato, raccolta nel momento ideale di maturazione, e poi si ha l'essiccazione al sole. Da 1 a 10 com'è stata la stagione? Quest'anno è stata una stagione abbastanza positiva, ci sono state delle buone piogge primaverili che hanno permesso alle piante di avere poi un'ottima produzione. Senti, per quanto concerne i prodotti derivanti dal fico, ecco, vedo che tu hai fatto le confetture poi? Sì, la confettura è chiaramente uno dei primi pensieri quando si va a trasformare il fico. Io poi propongo da qualche anno un prodotto che è il nettare di fichi da bere e devo dire che sta avendo... Sì, le persone lo apprezzano molto. Beh, allora ringrazio Siro, a questo punto noi ci impossessiamo del barattolo naturalmente di confettura di fico di Carmignano e andiamo in cucina. Grazie Siro. Prodotto atipico, negozio atipico. Siamo nella cucina del Pepe Nero con il grande chef, ricordiamolo, Mirko Giannoni. Buonasera. Che è titolare anche di questo locale, che si avvale di un vero e proprio pasticcere ultra premiato recentemente. Sto parlando di Lorenzo Dani. Come va? Bene, tutto a posto. Sei reduce da un prestigioso riconoscimento, e cioè è entrato a far parte dei primi 10 pasticceri legati alla cucina premiati dal Gambero Rosso. A cosa vale questo premio per te? Cosa vale questo premio? Beh, insomma, dopo tanti anni, diciamo che tutte le fatiche, insomma, viene pagata, sì. Infatti i suoi amici prima lo chiamavano Lorenzo, adesso lo chiamano Lorenzo il Magnifico. È vero? Bene. Anche se non è vero l'ho inventato io, va bene, detto così. Allora, dimmi il
dessert che adesso ci proporrai. Allora, si chiama dalla Carminale Albana ed è un dolce legato a prodotti del territorio, come si suole fare. Come vuole la tradizione di vetrina toscana, è ovvio. Allora, limitiamoci, diciamo, prima del titolo. Sì. Il titolo? Da Carminale alla Albana. Benissimo. Allora, ingredienti. Allora, si parte con lo streusel alla mandorla, quindi vediamo, è fatto col burro, farina di mandorle, farina, zucchero, vaniglia, tutto insieme mischiato e messo a impastare, poi viene fatto freddare e viene grattugiato prima di essere cotto. Poi abbiamo, da questa parte invece abbiamo la ricotta di capra. Perché la capra? Perché rispetto sia alla pecora che anche alla ricotta vaccina di mucca, ha leggermente acida, quindi diciamo dà quel tono un po' d'acidità che gli permette di spiccare dallo zucchero, dal dolce, insomma. Se mi permetti, per non addetti ai lavori, mi ricordi il nome di questa cosa qua? No, dillo bene, di che origine è, perché c'è la mia mamma che non lo sa. Allora, per la mia mamma, fallo. Questa è un'origine, diciamo, altoatesina, diciamo, bene. Confine, via, su Tirol. E consiste, quali sono gli ingredienti che lo compongono, questo impasto? È una ricetta molto semplice, perché ha tutti gli ingredienti allo stesso peso. Quindi burro, tipo 100 g di burro, 100 g di farina, 100 g di farina di mandorla e 100 g di zucchero. Vai. Allora si parte. Allora. Tu che cosa hai preparato? Vieni, facciamo un piccolo cambio in corsa. Ecco qua. Te vieni qua. Sì. Vai. Abbiamo preparato lo stampo con già un po' di streusel all'interno, che è già cotto. Aspetta, che però questa cosina bisognerebbe farla vedere. Faccio vedere. Allora, mettiamolo qua. Ecco, al momento vediamo una specie di sbriciolata. Esatto. Quindi, che vuol dire che questo prodotto è passato in forno. Già passato in forno, sì. Quanti gradi per quanto tempo? Sui 170 gradi per una decina di minuti. Appena comincia, appena colora, possiamo già togliere, anche perché poi deve continuare a cuocere con la cream cheese. E questa è la base? Sì, quella è la base. Perfetto, vai. Allora, quinto. Adesso andiamo a inserire sopra allo streusel una confettura di fichi. Di Carmignano. Però non una confettura di fichi semplice, è fatta insieme a del pepe nero e della vaniglia e naturalmente un po' di scorza di limone. Questo gli permette di avere degli aromi diversi, diciamo, da un po' più esalta un po' più la piccantezza e l'aroma della vaniglia. E questo è un apporto che hai fatto te personalmente. Sì, certo, sì. Quelle precisare, non li trovo. No. Non lo trovate nella tradizionale confettura. Cioè. Prego, vai. Ecco. Allora, quindi viene proprio letteralmente adagiata sopra. Ecco, vedere. Questa confettura che è aromatizzata da questi altri elementi, ricordiamolo, pepe e vaniglia. Pepe nero anche per dare anche una tonalità al ristorante che ci ospita, ovviamente. No. Bene. Poi, invece per la cream cheese, in questo caso usiamo la ricotta di capra, poi viene messo delle uova, della panna, dello zucchero e giusto un po' di farina per legare i componenti. Poi viene messo tutto in Thermomix e per l'ultima aggiunta prendiamo esattamente un terzo delle uova, del peso delle uova in albume, viene montato e viene aggiunto all'impasto dopo aver mixato il tutto per dare un po' più di leggerezza, quindi viene un po' alleggerito. Quando ti ascolto mi sembra un trattato di chimica, Lo sbaglio? Sì, perché la veramente la pasticceria di alto livello, sì. Qui rappresentata da Lorenzo il Magnifico, è chimica, perché la pasticceria è soprattutto chimica, cioè, gli ingredienti non devono sbagliare di un grammo, dico bene? Alcune cose si possono, diciamo, un po' anche andare a braccio, ma sono veramente pochissime. Ecco, questa sperimentazione determina una grande conoscenza dei vari prodotti e quindi l'averli potuti testare personalmente, perché chiaramente un prodotto con un cambio oppure con un errore può determinarsi chiaramente
diciamo un risultato non voluto. Pensa, visto che ora faccio una piccola similitudine con i Brigidini di Lamporecchio, ti direi che c'entrano. Qui c'è Marino che di Lamporecchio, le suore di Lamporecchio sbagliarono a fare le ostie e nacque il Brigidino. Poi la storia del panettone è la stessa cosa per quanto riguarda la lievitazione. E quindi vedete che un piccolo errore può determinare un cambio proprio del prodotto stesso. Può essere la fortuna di creare qualcosa o la fortuna di non creare assolutamente niente. Bene, andiamo avanti. Allora, quindi poi vediamo la nostra green cheese e la adagiamo. Facciamo sopra al nostro esempio e alla confettura. Questo silenzio religioso mentre entra all'interno, ecco, questo composto. Velocemente ricordiamo gli ingredienti. Allora, il composto ricotta di capra, panna, uova, zucchero e farina. Benissimo. Poi che succede? Allora, adesso andiamo a infornare. Benissimo. Allora vai. A quanti gradi, Lorenzo, per quanto tempo? Ha una cottura un po' particolare. Ha una cottura. Aspetta, prima ti facciamo mettere. Te vai con l'azione e poi ci raggiungi, se non ti sento perché siamo lontani col microfono. Vieni qua, perfetto. Allora, cottura particolare consiste. Particolare ha una cottura di un'ora e 30, un'ora e 40 circa, dipende naturalmente dal formato della lavorazione. A 80 gradi con un 40% di umidità, quindi a vapore. Allora, quindi attenzione, noi facciamo la solita magia: 1, 2 e 3. Bene, Mirko, prendiamone uno. Eccolo qua. Sì. Perfetto, uno dei tre che abbiamo messo in forno. Allora, adesso viene sformato ovviamente e poi lo adagiamo nel piatto da portata, sempre con, mettiamo un goccino di streusel, diciamo non fresco, insomma, che non ha subito la seconda per dare anche la croccantezza, ce l'ha lo stesso sulla base, però la aumentiamo, insomma. Prendiamo questo, allora, diciamo, prima di andare a devorare e poi fare la parte finale, io metto una salsa che è una crema inglese con l'aggiunta di semi di senape pestata. Perché questo? Perché di solito cos'è l'abbinamento che viene fatto con i formaggi? Si fa un abbinamento o con confetture o con frutta mostardata. In questo caso vado a richiamare questa cosa qui, visto che alla fine poi la ricotta di capra è quasi un formaggio, più che un formaggio fresco, è proprio un formaggio perché ha questa acidità che gli permette di essere diversa. E la decori con che cosa? La decoro con dei fichi secchi essiccati, affettati. Passati in forno anche questo? No, io lo faccio nell'essiccatore direttamente, che mantiene meglio il colore, altrimenti prenderebbero un colore più scuro. Poi, della finta erba, detta così, fatta col cioccolato. Sembra erba cipollina. No, c'ha il colore verde, verde chiaro, invece qui dovremmo fare una puntata a sé e particolare, come far diventare questi bacchettini che sembrano delle erbe cipolline. Vabbè, qui però diventa complicato. Diventa un po' lunga. Sì. Alla prossima puntata. Vai, andiamo avanti. Poi, ultima cosa, naturalmente, io mi devo complicare un po' la vita, no? Sempre nel mio dessert, ho deciso di dare fuoco. Affumicarla. Al fieno. Quindi hai messo un po' di fieno qua. Fieno all'interno del filtro. Guardate questa operazione che c'è. Facciamolo vedere anche, aspetta, a favore, no, di qua, così almeno l'apprezziamo meglio. E Bob, vai. Ecco qua. Ed ecco. Quindi, guardate, entra. E questa è la affumicatura. Bello, scusate. Ecco perché preso il premio prestigioso fra i primi 10 pasticceri legati alla cucina dal Gambero Rosso. Li hai sorpresi con questa, con questo preparato? No, sono curioso di sapere. No, loro hanno chiesto una cosa tipica nostra, che ci riconosce, e siccome avevo fatto qualche tempo fa un dessert che si ispirava all'ana cardata francese, ho fatto una rocca di bianca con base di. È un cremoso al quark, che è un formaggio a frantempo del cheese, è fragolina di bosco e una
una base croccante di soffiato al caramello. Cioè, portare in tavola il cardato di Prato sotto forma chiaramente, diciamo, di dolce, di dessert, esatto. Questo non può essere che Lorenzo il Magnifico a fare. Complimenti. Bene. Allora, ma questo bisogna servirlo così? Sì, va servito così. E poi si aprirà. Allora si aprirà. Si aprirà. Così facciamo questo colpo. Gli diamo una fumicatura al giornalista che ci aspetta del forchettiere. Allora, io ti ringrazio. Grazie naturalmente. Mille. Prendiamo Marino, vieni. Mi raccomando, tienilo come religiosamente, fino in fondo. Mi raccomando, vai. Vai. Andiamo all'assaggio. Vai Lorenzo, complimenti. Eccoci qua. Allora, caro Marino, a te il compito di servire Marco Gemelli, che avrà il piacere e l'onore di commentare questo piatto. Benissimo, Marino, ragazzi, ha servito re, regine, principesse, principi, Sergio Bernardini, ha lavorato da baghino, incredibile. Grazie. Allora, bene, grazie Marino, grazie Marino. Ecco, se vuoi rimanere con noi non c'è problema. No, no, aspetta, allora si alza da noi, dai, grazie, grazie, perfetto. Allora, questo dessert è stato realizzato dal bravissimo Lorenzo Dani, detto il Magnifico, ormai da qualche giorno a questa parte, perché è stato insignito di un importante riconoscimento, fa parte dei primi 10 pasticceri legati alla cucina del Gambero Rosso. Complimenti, complimenti, complimenti. Allora, però ricordiamo il titolo del... Allora, è La Campana a Carmignano, ed è un tributo al territorio fatto con la ricotta di capra, che è... diciamo non si usa spesso in cucina. Affumicato al fieno. Che sei pronto? Allora, signore e signori, ecco a voi Nuvola Bianca. Beh, le affumicature, per quanto ormai comincino a diventare usuali sia nella cucina salata che in quella dolce, emozionano ancora, devo dire, sono una preparazione scenografica ma anche funzionale al piatto. In questo caso vorrei chiedere al pasticcere che tipo di affumicatura è, cioè il legno, fieno. Allora, è già incuriosito. Allora, presentiamo a questo punto Sara Sanesi, che ricordiamo è la gentil consorte del titolare di questo bellissimo ristorante, il Pepe Nero, qui di Prato, e ci suggerisce che cosa. Allora, andiamo anche qui con un abbinamento territoriale, e quindi andiamo sempre a Carmignano, quindi siamo zona dei fichi, a prescindere abbiamo un vin santo a base di Trebbiano e San Colombano, 2012 riserva Capezzana, che è una, diciamo, delle aziende vinicole più storiche, più prestigiose e più storiche. Si dice dall'804 dopo Cristo. Sara, ricordiamolo che è anche sommelier della Fisar. Allora, intanto sentiamo il parere sulla sapidità di questo dolce suntuoso. Sì, allora, ciò che mi colpisce, ovviamente in positivo, è la differenza di sapori che ha in ogni singola consistenza. Trovo un ottimo riscontro nella affumicatura, nella salsa, che in bocca tira fuori questo profumo vagamente di, appunto, di campagna. A me ricorda anche per certi versi il tabacco, alcune gradazioni di tabacco. Poi la parte più grossa, la parte più grande, quella del dolce, è appunto questa ricotta di capra che si percepisce in bocca con una sua buona personalità. Allo stesso modo anche la parte finale croccante, ecco, dà quell'elemento crunch al piatto che ormai nella pasticceria moderna è quasi un must, quindi è tutto ciò che deve avere. Che tu bevessi anche il vino santo di Capezzana. Sì. Un altro. Ci piace vincere facile. Visto che tu sei l'editore e il direttore del forchettiere, quindi queste cose le conosci molto bene, potrebbe andare a braccio. E si conferma un prodotto di altissima qualità e con una sua struttura molto importante, che ben bilancia, insomma, un piatto, un dolce così, così aromatico, che deve colpire prima il naso e poi in bocca. Allora, il brindisi conclusivo di questa puntata mi sembra d'obbligo, e farlo a Lorenzo il Magnifico per questo grande riconoscimento che ha ottenuto qualche giorno fa grazie al Gambero Rosso. Complimenti alla sua sapienza. Mi hanno detto, questo è un uccellino che passava così per combinazione a queste pare, mi ha detto che lui gira il mondo per carpire i segreti dei suoi grandi colleghi.
continua questa tua grande avventura e ringraziamo quindi l'Indiana Jones della pasticceria toscana. L'appuntamento è fissato per domani alla stessa ora.